Cosa sta succedendo in Georgia, l'altra Ucraina? Perché si tratta, ricordate, forse qualcuno di voi ricorda la guerra del 2008 durante le Olimpiadi di Pechino. Beh, è uno di quei paesi lungo tutta quella frontiera dove c'è la grande contesa tra Russia e Occidente, tra Russia e Stati Uniti, i paesi appunto contesi. E quindi entriamo nel dettaglio di quello che sta succedendo in Georgia con Mirko Mussetti. Ciao Mirko. Come stai? Ciao, tutto bene, voi? Non c'è male, non c'è male. Allora, oggi ci occupiamo di Georgia, ricordo un paese una repubblica ex Unione Sovietica sul Mar Nero, quindi non lontano dall'Ucraina, ma appunto associata all'Ucraina per quello che dicevo prima. Ma cominciamo subito dall'attualità, da quello che sta succedendo adesso e poi andremo poi indietro, soprattutto sugli aspetti geopolitici. A te la parola. Allora, diciamo che domenica scorsa si è tenuta un'importante elezione in Georgia, elezioni parlamentari in cui hanno visto vincere il partito al governo Sogno Georgiano con circa il 54% dei voti, e tuttavia si tratta di elezioni particolarmente contestate, nel senso che le opposizioni sconfitte hanno dichiarato evidenti brogli durante la gestione della consultazione. Naturalmente questo ha creato un po' di scompiglio. Perché? Perché soprattutto questo partito georgiano è bollato da molti osservatori occidentali come una forza partitica filorussa. In realtà la cosa andrebbe un pochino precisata, non è esattamente un partito filorusso, ma poi più avanti ne parleremo meglio. Comunque la cosa veramente importante che è successa è che il presidente della Repubblica, cioè Salome Zurabišvili, spero di averlo pronunciato in modo piuttosto decente, diciamo, ha accusato i brogli per prima, cioè il capo dello Stato ha disconosciuto gli esiti delle elezioni e ha addirittura invitato il popolo georgiano a scendere in piazza per le strade per far sentire il proprio malcontento, per chiedere nuove elezioni e così via. La cosa comunque è abbastanza delicata, anche perché da parte occidentale un certo sostegno alla posizione del Presidente della Repubblica, ma non è totale. L'organizzazione OSCE, che ha diciamo osservato le elezioni, nel suo ultimo dossier ha dichiarato forti tensioni nel paese in concomitanza con le elezioni, ma non ha parlato apertamente di brogli sistematici. Quindi si è lamentato più che altro di tensioni fuori dai seggi, anche botte magari, alcuni casi di brogli, magari inserimento di schede aggiuntive nell'urna elettorale e così via, ma non si è verificata una certa sistematicità di questi brogli. Quindi l'OSCE ha sostanzialmente avallato l'esito elettorale e questo mette il presidente la chiamo per nome Salomè, in una posizione scomoda perché non sa ovviamente come comportarsi. Soprattutto diciamo proteste sollecitate dal capo di Stato sono andate bene la prima notte post-elettorale, la seconda un po' meno, ieri già non si tenevano più grandi proteste di massa. Quindi diciamo che l'attenzione anche delle opposizioni è scemata. E c'è una cosa importante però da tenere presente. Il capo di Stato non è esattamente, diciamo, ignoto a fenomeni di rivoluzioni colorate. Ricordiamoci che nel 2004, durante la Rivoluzione delle Rose, lei era una cittadina francese, era un'ambasciatrice di Francia a Tbilisi. È naturalizzata georgiana, quindi ha preso la cittadinanza proprio per entrare a far parte del governo
del futuro governo di Saakashvili in qualità di ministro degli esteri. Quindi diciamo che ha comunque una certa propensione a supportare almeno moralmente i fenomeni di piazza. Ricordiamoci oltre che la presidente attuale è stata discente alla Columbia University di un certo politologo chiamato americano chiamato Brzezinski, che come sappiamo è piuttosto compianto. Brzezinski è morto, non c'è più, però era piuttosto antirusso nelle sue posizioni. Beh, diciamo, non direi piuttosto, diciamo che è l'antesignano di origine polacca, non a caso in America, di tutto il filone antirusso, no, dell'apparato americano. Lui ha ricoperto importanti incarichi nell'amministrazione, ma insomma è storicamente il punto di riferimento degli antirussi a Washington, insomma, dai. Esatto, quindi diciamo che comunque... Tanto ricordiamo anche il suo libro molto bello, La grande scacchiera, tradotto in italiano. Un libro molto importante. Sì, di cui l'ex presidente americano Barack Obama era un appassionato lettore, peraltro. E comunque ricordiamo che la presidente si trova in questo momento in una fase non particolarmente semplice. Perché? Perché il suo mandato è a scadenza. A fine anno scade il suo mandato. Quindi potrebbe non essere in grado né di sciogliere il Parlamento e riportare nuove elezioni, in primo luogo, non potrebbe eventualmente non essere presente durante un lungo riconteggio dei voti. Quindi che soluzione gli rimaneva se non sollecitare la piazza in qualche modo a una protesta di massa per esprimere il malcontento verso questo governo? La presidente si trova in una posizione in cui ha poche scelte, soprattutto perché gli osservatori non hanno fatto una grande, diciamo, dichiarazione di denuncia di brogli elettorali, e soprattutto perché comunque sta venendo un po' meno il supporto occidentale. Quindi questa è un po' la situazione di fondo in cui il partito sogno georgiano può avere la meglio. Tanto per cominciare, se non viene sciolto il Parlamento, il prossimo presidente della Repubblica lo decideranno loro, perché il prossimo capo di Stato della Georgia non sarà eletto direttamente dal popolo, ma in base all'ultima riforma scelto direttamente dal Parlamento georgiano monocamerale, quindi di fatto dall'attuale maggioranza, sia che si insedino nuovi parlamentari uscenti da questa elezione, sia che restino i parlamentari precedenti che appartengono in larga misura con quel partito georgiano. Quindi questa è una situazione di allora fondo. Questa è la situazione, diciamo, attuale. Io, appunto, abbiamo già mostrato questa carta, come al solito, disegnata da Laura Canali. E allora, qui vedete la Georgia, inquadriamo dove siamo. Siamo appunto nel Caucaso, quindi tra il Mar Caspio e il Mar Nero. Vedete lì la Georgia con quelle due repubbliche separatiste dell'Abkhazia, dell'Ossetia del Sud, che è la Russia nel 2008, proprio durante le Olimpiadi di Pechino, cosa che non fece molto piacere alla Cina, intervenne militarmente proprio a difesa di queste due repubbliche separatiste filorusse, perché la Georgia fin dal 1991, fin dalla distruzione dell'Unione Sovietica, si era orientata invece verso Occidente, verso l'Europa, verso gli Stati Uniti. Qui c'è stata anche in tutti gli anni 90 la grande battaglia per i tracciati degli oleodotti e dei gasdotti che dovevano portare le risorse di idrocarburi del Mar Caspio verso Occidente. Con questa guerra, di fatto, diciamo, la Georgia perde, no? Le due repubbliche, di fatto, anche se non riconosciute, sono perfettamente autonome, perfettamente connesse e collegate con la Russia. Quindi dopo questa fase ovviamente la Georgia diventò ancora di più antirussa, però col tempo, col passare del tempo, diciamo, il sogno georgiano di aderire alla NATO, all'Unione Europea, insomma, è sempre più venuto meno. Si sono rafforzati, sono tornati ad essere forti i legami economici. Trovate un po' di articoli sul sito di Limes, ve lo ricordo sempre per approfondire, soprattutto gli abbonati, e quindi soprattutto i legami economici che legati alla Russia. L'economia georgiana è molto legata alla Russia, e quindi
adesso, insomma, con queste ultime elezioni potrebbe essere, Mirko, il passo decisivo per il ritorno della Georgia nell'orbita russa. È così? No, direi di no. Secondo me no. La Georgia sta giocando un gioco delicato di equilibrismo, cioè cerca una certa equidistanza sia con l'Occidente sia con la Russia. Il partito sogno georgiano viene impropriamente definito filo russo, ma ricordiamoci che chi è che ha fatto domanda di ingresso nell'Unione Europea? Il partito sogno georgiano al potere. Il partito sogno georgiano al potere permette tuttora agli addestratori della NATO di formare le forze armate georgiane in Georgia direttamente. Tengono delle esercitazioni militari congiunte con i paesi della NATO. La Georgia, il partito sogno georgiano, ha condannato l'invasione russa dell'Ucraina. Il partito sogno georgiano sta facendo nulla per limitare, ad esempio, il fenomeno dei fighters, dei volontari combattenti in Ucraina, in larga misura georgiani. Sono tantissimi georgiani che combattono al fianco degli ucraini nel Donbass contro i russi. Dunque, perché è definito filo russo questo partito? E cerca di tenere una posizione più cauta nei confronti della Federazione Russa. Allora, tanto per cominciare, il suo fondatore Ivanishvili è l'uomo più ricco di Georgia. Sappiamo che ha ottimi contatti, grandi interessi nella Federazione Russa. Il patrimonio di quest'uomo è stimato in quasi il 25%, un quarto del prodotto interno lordo della Georgia. Quindi un uomo particolarmente influente e soprattutto che ha importanti contatti con la Federazione Russa. Ciò non toglie comunque che il partito sogno georgiano continua a guardare a Occidente, semplicemente dallo scoppio della guerra in Ucraina cerca di implementare un approccio più prudente, perché rivivere il periodo non piuttosto infausto che è venuto dopo la rivoluzione delle rose, che ha portato addirittura all'invasione russa della Georgia, in particolare in Ossetia del Sud, e soprattutto non vuole avere problemi in casa. Sono stati abbastanza chiari i vertici del partito, nel senso che hanno dichiarato: non ci faremo usare per aprire un confronto contro la Federazione Russa, in particolare per riottenere, per reintegrare l'Abkhazia e l'Ossetia del Sud. C'è un altro elemento che spinge magari molti osservatori internazionali a considerare questo partito filorusso, ed è sostanzialmente il fatto che i russi stanno effettivamente costruendo una base navale sulle coste dell'Abkhazia. Lo vediamo in questa carta, a Uchamchira, quindi sulla costa del Mar Nero, nella regione dell'Abkhazia, i russi, senza chiedere il permesso a Tbilisi, stanno creando una base militare che verrà pronta nel 2025. Base militare fondamentale perché permette a parte della flotta russa nel Mar Nero di dislocarsi in altri posti, di spostarsi lontano dalla Crimea o dalle coste ucraine, dove spesso sono soggette a attacchi con droni subacquei o barchini marittimi e così via. Ebbene, perché quindi filo russo il partito georgiano, che pure ha condannato questa costruzione di questa base? Beh, perché non sta alzando troppo la voce. Quindi si lamenta, ma senza esagerare. Quindi diciamo più pragmatico rispetto ai sognatori di un possibile avvicinamento con l'Occidente. Esatto. Il problema di sogno georgiano è che deve tenere i problemi fuori dalla Georgia. Questo è il grosso dilemma. E infatti cerca di tenere una posizione cauta anche con la Russia, al punto che il ministro degli esteri Lavrov, forse una o due settimane prima delle elezioni, si è addirittura avventato a dire: ma potremmo persino ritirarci dall'Abkhazia, dall'Ossetia del Sud,
ritirare le truppe. Ovviamente io non ci credo più di tanto a questa cosa, a meno che ci sia sottofondo una sorta di accordo. Noi ritiriamo le nostre truppe, magari dal territorio dell'Abkhazia, ma le spostiamo nella nuova base navale di Ochamchira. Quindi se ne stanno lì. Un po' come avviene in Siria, dove i russi tendenzialmente se ne stanno in due basi sulla costa siriana. Quindi più o meno potrebbe profilarsi uno scenario del genere, che reputo tuttavia abbastanza improbabile per il momento. C'è un altro elemento che porta molti osservatori, soprattutto occidentali, a considerare questo partito come filo russo, ed è relativo alla famosa e tanto discussa legge russa, virgolette, che è una normativa che è stata voluta proprio dal partito Sogno Georgiano, che obbliga tutte gli enti, le organizzazioni, le ONG, le università, i media, insomma qualsiasi entità che riceve più del 20% dei propri fondi dall'estero, a registrarsi come enti stranieri. Assomiglia molto a una legge voluta da Putin di non molto tempo fa. Questa legge è stata voluta proprio quest'anno in previsione di queste elezioni. Cioè il partito Sogno Georgiano vuole monitorare tutti i fenomeni di politici presenti nel paese, quindi anche di attivisti esteri o che protestano per conto di magari ONG straniere. A giudicare dalle proteste degli ultimi giorni, forse il partito Sogno Georgiano ci aveva visto lungo a portarsi avanti a creare questa legge, e infatti adesso, grazie anche a quella legge, possono tenere d'occhio molte, diciamo, organizzazioni estere presenti sul territorio, che possano in qualche modo incentivare nuove manifestazioni, nuove proteste, fino ad arrivare magari a una rivolta colorata in stile Maidan. Certo. E qui entriamo, scusami. Tuttavia, volevo precisare una cosa, proprio per essere precisi. Questa legge, come ha fatto ben notare l'ex calciatore del Milan Calazze, che oggi è sindaco di Tbilisi, in realtà non è ispirata a una legge russa, ma è ispirata a una legge americana, in vigore dal lontano 1938, il FARA, Foreign Agents Restriction Act, mi sembra che sia questo l'acronimo, ed è totalmente identica a quella appena votata, appena varata in Georgia. Quindi anche qui gli americani sono un po', diciamo, due pesi e due misure. Loro la legge va bene, ma in un paese estero, magari un più piccolo, non va più di tanto bene. Blinken si era lamentato dicendo: no, non è vero, non è uguale alla nostra legge, perché noi non limitiamo la libertà di stampa, che non è vero neanche questo, perché proprio grazie alla legge americana, che ad esempio media russi affiliati al Cremlino come RT oppure Sputnik non possono essere più presenti in territorio americano. Quindi in realtà è una non risposta quella del Dipartimento di Stato. Insomma, sì, Mirko, vabbè, qui entriamo in un terreno, no, delicato, minato, perché entriamo nello stesso discorso che c'è per l'Ucraina, no, e per altri paesi, appunto, quanto l'influenza americana abbia pesato, no, sulle decisioni di questi paesi. Però ecco, qui penso sia difficile, no, fare bianco e nero, cioè nel senso, mi sembra improbabile che insomma sia tutto, no, come alcuni dicono, appunto una manovra della CIA, degli americani che hanno spinto l'Ucraina e la Georgia. Ovviamente è più complicata la situazione, nel senso che, come dicevo all'inizio, qui si tratta di paesi di confine, no? Paesi che dopo la distruzione sovietica una parte della popolazione significativa non era soddisfatta del rapporto con la Russia storico, che ricordiamo insomma anche di colonialismo, no, di impero zarista. Quindi c'è stato sicuramente questo movimento che
antirusso in questi paesi. In alcuni è stato, come dire, più rapido, automatico, come le province baltiche, no? Le repubbliche baltiche, che si sono rese subito indipendenti e sono entrate nella NATO. L'Ucraina e la Georgia, insomma, è invece un processo più complicato, dove ovviamente c'è anche l'interesse americano, no? Di dar fastidio e di impedire il ritorno imperiale, tra virgolette, della Russia voluto da Putin, no? Che ovviamente agli americani dà fastidio. Quindi direi che, insomma, no, possiamo dire, sì, che non ci sono nessuno dei due eccessi, forse lo scenario reale, insomma. Esatto. Sebbene, ad esempio, il portavoce del Dipartimento di Stato Miller abbia detto attenzione a non cambiare il vostro, diciamo, nuovo orientamento occidentalista, quindi atlantico, sostanzialmente dicendo ci saranno delle ripercussioni se voi di partito georgiano desiderate ritornare sotto la Russia in qualche modo, ma non è così. Il partito Sogno Georgiano non vuole tornare sotto la Russia, vuole semplicemente controllare meglio la Georgia, cercando di tenerla fuori da determinati guai e magari cercare di convertire una situazione di svantaggio in altre situazioni di vantaggio. Ad esempio, come non applicando le sanzioni occidentali contro la Russia. E questo è uno dei principali motivi per cui, ad esempio, in Occidente si ritiene il partito Sogno Georgiano come filo russo. In realtà non è che non si vogliano applicare le sanzioni contro la Russia per salvaguardare la politica di Mosca, semplicemente non si vogliono applicare perché ci sono tanti affari economici in ballo, tanti miliardi, tante triangolazioni, quindi quelle sono tutte grosse entrate proprio per l'economia del paese. Quindi Sogno Georgiano è sempre in bilico, non blocca i combattenti, per dire, georgiani nel Donbass, ma non applica, ad esempio, le sanzioni contro la Russia. È sempre una sorta di cerchiobottismo, è un modo come stare, tenere in equilibrio il paese, tenere in equilibrio anche lo stesso partito. Poi c'è da osservare comunque che gli Stati Uniti, benché si siano lamentati, lamentele sono durate un giorno, poi sono finite lì, non ci sono più grosse critiche contro la Georgia e forse le lamentele più grosse sono provenute dall'Unione Europea. Durante la manifestazione di queste due ultime serate si vedevano molte bandiere dell'Unione Europea, ma poche degli Stati Uniti. In realtà quindi è più Bruxelles a guardare con apprensione gli accadimenti di Tbilisi che non Washington. C'è inoltre da precisare un altro fatto, come mi faceva notare una volta Aldo Ferrari, che è un profondo conoscitore del Caucaso, gli Stati Uniti hanno in Georgia una delle più grandi ambasciate del mondo, proprio in termini di palazzo, di numero di dipendenti, così via. Questo è simbolo di scarsa presenza statunitense nel paese. L'America tende a creare grandi ambasciate proprio anche come edificio e persone che vi lavorano nei paesi dove sono poco presenti, dove hanno poca influenza. E in effetti gli Stati Uniti non sono così determinanti nel Caucaso. Lo sono molto di più la Russia, lo è molto di più la Turchia, ad esempio. Infatti, allora tu stai proprio introducendo il partner lontano per Sogno Georgiano. Sono proprio lontani, mentre la Russia è vicina. Vabbè, quell'ambasciata è anche legata ai grandi interessi economici che ricordavamo prima, no? Legati ai progetti, appunto, di oleodotti e gasdotti che dovevano passare dalla Georgia e portare il petrolio in Occidente. Tu hai introdotto il discorso, appunto, regionale. Allora, intanto mostriamo un po' tutta la questione regionale attraverso le carte, quindi questa è la carta che avete già visto tante volte. Ecco, tutto un altro mondo. Partiamo da qua per capire un po' l'importanza della collocazione della Georgia e del Caucaso, perché se ci fate caso, le tre grandi crisi, le due guerre e la sfida Stati Uniti-Cina, il Caucaso è praticamente il punto di congiunzione delle tre grandi questioni, no? Che vedete anche geograficamente. Qui vedete appunto il fronte geopolitico degli Stati Uniti, quindi questa grande curva, il Rimland, che dall'Europa orientale passa appunto per il Medio Oriente, il Caucaso, no? Arriva fino all'Indo-Pacifico.
E poi vedete qui, come accennavo prima, tutta la questione della post-Unione Sovietica, no? Della disunione sovietica, tutti i problemi nati del 1991 con la dissoluzione, quindi queste diciamo schegge che si sono andate a creare. E vedete il Caucaso anche qui è cruciale in questo aspetto. Qui entriamo nella guerra attuale del Medio Oriente, vedete il Caucaso, la Georgia, lì come è collegata in alto in un luogo fondamentale dove tu appunto accennavi il ruolo della Turchia, della vicinissima Turchia, ricordiamo anche qui il, no, il conflitto tra Armenia e Azerbaigian che ha incendiato il Caucaso. Qui vediamo l'aggiramento russo appunto verso il sud, l'importanza per la Russia del Caucaso, e vedete quella linea verde che appunto dalla Russia meridionale passa attraverso il Caucaso, va in Medio Oriente per poi allargarsi fino all'Africa. E qui vedete gli interessi economici che, nonostante siano finiti un po' quei progetti, quei grandi sogni, no, di oleodotti che dicevamo prima, ma comunque ci sono questi progetti di passaggio, di collegamento tra l'Indo-Pacifico e appunto l'Europa, fondamentali, che vedono il Caucaso appunto coinvolto. E qui entriamo poi la vicinanza, no, con la guerra in Ucraina di cui tanto ci siamo occupati, no, Mirko? La vicinanza appunto con l'Ucraina, con il fronte del Mar Nero, dove, come tu ricordavi, appunto i russi stanno costruendo anche a questi fini questa base militare in Georgia. E qui vediamo con una vecchia carta di Limes appunto il Caucaso, dove non c'è solo la Georgia, ricordo insomma la questione della Cecenia, ricordo appunto l'ultima guerra tra Armenia e Azerbaigian, gli interessi dell'Iran, della Turchia, della Russia, e poi anche la grande questione del terrorismo islamico, perché che per anni ha coinvolto questa regione, è stata anche una spina nel fianco, no, per la Russia con i vari attentati. Ricordo tutta la questione legata, no, alla gola del Panchisi come insomma riserva e come luogo tranquillo e sicuro per i terroristi o separatisti, per chi insomma dal punto di vista da cui si rivede insomma della Cecenia. Quindi ecco, qui ci sono, Mirko, tutte un po' le ragioni per cui è importante la Georgia, è importante questa regione. Sì, è una regione fonte di instabilità, la Russia la teme molto come regione, ma da sempre, non solo da questi anni. La Russia ha sempre cercato di controllare questo suo fronte meridionale, se non altro perché il Caucaso è considerata come una barriera naturale che possa proteggere la Russia e la Federazione Russa. Inoltre la Georgia, l'Armenia, l'Azerbaigian e così via sono importanti anche per un'altra questione. La Russia non ha un accesso diretto all'Oceano Indiano. C'ha solo due modi per poter raggiungere le ricche rotte cindoterranee, ovvero quelle rotte mercantili che collegano il Mar Mediterraneo al Mar Cinese Meridionale passando dall'Oceano Indiano. O monopolizzando il Mar Nero, che è unica porta acquatica d'accesso ai mari caldi per la Russia, Mar Caspio, Mar Endoreico, non ha sbocco sugli oceani, per intenderci. Oppure creando delle infrastrutture logistiche terrestri che possano collegare la Federazione Russa all'Oceano Indiano mediante l'Iran. Ma tra Russia e Iran che cosa c'è? C'è proprio il Caucaso. C'è l'Azerbaigian, c'è la Georgia, c'è l'Armenia. In tutta questa ultima fase di caos caucasico, la Russia si è avvicinata molto di più all'Azerbaigian rispetto ad esempio all'Armenia. Perché? Perché probabilmente Baku può garantire la costruzione, la realizzazione di linee logistiche sul proprio territorio. La Georgia no. La Georgia non è sufficientemente filorussa, anzi, come hai spiegato bene prima, è dall'inizio degli anni 90 che ha proprio accantonato l'idea di tornare sotto, diciamo, una certa influenza moscovita. Quindi c'è questa situazione di fondo. Di mezzo però c'è anche un altro problema. La Turchia si avvicina sempre di più alla nazione sorella Azerbaigian per poter collegare il Mar Nero al Mar Caspio e i propri diciamo interessi energetici. Quindi c'è un incrocio. E infatti questa carta è ben definita, ben titolata come crocevia in tensione. La Russia che propende verso sud, la Turchia che propende verso est.
Quindi c'è un incrocio di interessi e la Georgia dov'è? È proprio lì in mezzo. Quindi tenere, diciamo, dalla propria parte Tbilisi può essere interesse di tutti. Può essere interesse soprattutto degli Stati Uniti, che vogliono in qualche modo controllare un quadrante per loro ostico da gestire, che è troppo lontano, logisticamente distante, si affaccia su un cul-de-sac acquatico, che è il Mar Nero, non su un oceano, e per una marina militare talassocratica come gli Stati Uniti non è facile da controllare, perché dovrebbe entrare in un Mar Nero, che è un piccolo mare semichiuso, con una flotta importante e un nemico altrettanto importante, che è la Russia, e quindi si ritrova come a cercare di gestire diplomaticamente, minacciando sanzioni, oppure in qualche modo cercando di convincere le autorità locali come sulla base della propria superiorità mediatica, morale, dei valori occidentali che piacciono molto al popolo georgiano. E infatti la popolazione più giovane tende a guardare più all'Occidente che non alla Russia, per dire. Quindi c'è tutta questa situazione molto molto complicata da gestire. La Turchia per ora sta adottando un approccio molto cauto, la Russia per completamente assorbita dalla guerra in Ucraina, gli Stati Uniti che hanno molti altri problemi nel mondo, ma tutti comunque a Tbilisi cercano in qualche modo di guardarla, e se non proprio per portarla dalla propria parte, cercano di fare in modo che non vada, diciamo, a vantaggio del paese rivale, diciamo. Quindi è una situazione che in caso di vuoti di potere potrebbe diventare particolarmente incendiaria. Sogno georgiano, quello che vuole fare è tenere tutto com'è, irrigimentire tutto. Diciamo che interpretano il detto gattopardiano che tutto cambi affinché nulla cambi in modo ancora più restrittivo, ovvero che nulla cambi affinché che nulla cambi affinché nulla cambi. Cioè proprio che resti tutto così, che è la cosa migliore, almeno stiamo fuori dai guai. Soprattutto temono le rivalità etniche, in particolare proprio le regioni separatiste, Abkhazia e Ossetia del Sud. L'ultima volta è andata a finire male, non vogliono altri problemi, diciamo. Quindi preferiscono piuttosto cercare di congelare la situazione. Ecco perché il partito georgiano è considerato filorusso. Non perché ama la Russia, ma semplicemente perché non hanno una posizione intransigente nel suo confronto. Certo, chiaro, chiarissimo, chiarissimo. Allora, abbiamo citato, Mirko, più volte l'Ucraina, facendo un parallelo appunto con la Georgia, ovviamente con tutte le condizioni differenti, ma c'è un altro paese conteso, no, tra l'area russa e invece l'Occidente, e parlo in particolare della Moldova. Allora, che insomma, possiamo chiamare anche Moldavia in quanto regione, diciamo, però insomma lo Stato è la Moldova. Cosa sta succedendo in Moldova? Mostriamo subito la carta, Mirko, ne abbiamo parlato anche a proposito della Transnistria. Cosa sta succedendo quindi in questo paese, insomma, cruciale tra l'Ucraina e il resto dell'Europa? Diciamo che il presidente dell'Ucraina, Zelensky, giusto ieri ha detto purtroppo l'Occidente deve capire che in Georgia c'è la Russia, in riferimento alle ultime elezioni. Se l'Occidente non dovesse cambiare il suo approccio, la sua narrazione sul non superamento delle linee rosse di Mosca, presto in 2 o 3 anni potrebbe cadere anche la Moldova, in riferimento al fatto che la Moldova potrebbe tornare sotto l'influenza russa. Questo naturalmente, questa dichiarazione avviene tra le ultime elezioni che si sono tenute domenica in Georgia e le elezioni presidenziali che si terranno la prossima domenica, quindi 3 ottobre, in Moldova. Questo perché? Perché si terrà il secondo turno, il ballottaggio, in cui si vede la presidente uscente Maia Sandu sfidare l'ex procuratore generale moderatamente filorusso,
che è Stoianoglu. Quindi diciamo ci si ritrova a una sfida elettorale molto da sapore molto geopolitico, ovvero di chi guarda più all'Occidente e chi invece è nostalgico dello spazio post-sovietico, della Russia e così via. Bene, c'è da dire che in vantaggio per domenica sembra essere Maya Sandu, che ha vinto il primo turno con il 41%. Tuttavia non può ritenersi del tutto soddisfatta, perché sebbene abbia 16 punti di vantaggio sullo sfidante Stoianoglu, dopo di lui ci sono solo candidati filorussi, da Usatui a Fortuna, all'ex Bashkan di Gagauzia Vlach, che possono portare un pacchetto considerevole di voti. Quindi potrebbe essere proprio il candidato filorusso a raggiungere la maggioranza del 50% per poter divenire il nuovo capo di Stato. E non tutti gli altri candidati, che erano numerosi, filoeuropei, occidentalisti, non hanno raggiunto nemmeno l'1% al primo turno. Quindi Maya Sandu è costretta la prossima domenica a confidare o in un forte astensionismo o in forte divisione tra i candidati filorussi, che sono tanti e con una forte rivalità tra di loro. Quindi magari di un candidato che dice no, il mio pacchetto di voti non lo do a te, consiglio ai miei elettori di stare a casa. Però è una situazione piuttosto delicata per la presidente uscente, che è fortemente occidentalista, fortemente europeista e forse persino un pochino unionista, nel senso che nell'ultimo dibattito televisivo con il candidato filorusso, quindi quando si fanno i dibattiti televisivi, aveva detto al proprio candidato filorusso, a Stoianoglu: parliamoci chiaro, parliamoci da due rumeni, cioè parliamoci da rumeni, in riferimento all'influenza russa. E quel rumeni è molto importante, perché fino a qualche anno fa ogni candidato alla presidenza avrebbe detto parliamoci da moldavi, non parliamoci da rumeni. Quindi già solo quello è una posizione di forza, cioè dire noi stiamo dalla parte dell'Unione Europea, stiamo dalla parte del paese più importante che ci sta dando sostegno, cioè la nazione sorella Romania, che di fatto è l'unica a cui importi veramente qualcosa della Moldova, anche se non altro per i grandi aiuti finanziari che Budapest elargisce a Chisinau. Quindi questa è la situazione in relazione alle prossime elezioni presidenziali che si terranno questa domenica. C'è stata un'altra elezione però piuttosto importante, avvenuta domenica scorsa, scusate, la domenica prima, che è il referendum costituzionale per la modifica della carta che possa, diciamo, permettere alla Moldova di entrare nell'Unione Europea, quindi di aderire all'Unione Europea. Si tratta di una, diciamo, legge costituzionale che verrebbe inserita una norma che obbliga la Moldova all'accesso all'Unione Europea, quindi a proseguire il proprio percorso iter di adesione. E questo potrebbe quindi inficiare anche qualsiasi altro futuro governo, magari non particolarmente occidentalista, magari addirittura filorusso. Ebbene, queste elezioni hanno prevalso i sì solo per il 50,3%, mentre in patria, cioè nella Repubblica Moldova, vincevano i no, quindi all'adesione all'Unione Europea con il 54%, a fare la differenza sono stati i voti della diaspora, che sono riusciti a recuperare lo svantaggio. Ma anche qui c'è un'osservazione importante da fare. Mentre da Occidente arrivavano molti, molti voti, da Oriente, cioè dalla Federazione Russa, ne giungevano pochissimo. Questo perché? Perché astutamente le autorità di Chisinau hanno organizzato nel territorio della Federazione Russa, che ricordo essere vasto, 11 fusi orari,
solo 2 seggi elettorali, quando di solito in queste elezioni se ne organizzano tipo 17. Quindi solo 2 seggi elettorali, mettendo a disposizione un massimo 10.000 schede elettorali. Quindi dalla Russia non sono arrivati i voti, dall'Europa occidentale sono arrivati, lo svantaggio è stato colmato. Il problema, tuttavia, non è necessariamente da correlare alla posizione più o meno filo-occidentale della Moldova, ma il fatto che purtroppo, per cercare un tornaconto personale, il presidente uscente Maia Sandu ha legato la votazione per la carica di presidente al referendum di adesione all'Unione Europea. Quindi si è trasformato in un referendum sulla propria persona. Quindi molti potrebbero non avere votato sì solo per far dispetto a Maia Sandu. C'è da dire questo. C'è inoltre da tenere presente che la popolazione più giovane è quella che guarda molto di più all'Europa, ma la popolazione più giovane, a differenza di quella anziana, è anche più pigra a recarsi alle urne per votare. Pensiamo agli studenti che magari studiano a Chisinau, ma che sono troppo poveri, diventa troppo gravoso tornare nel villaggio d'origine di cui mantengono la residenza per esprimere il proprio voto. Quindi non votano gli studenti che hanno pochi soldi in tasca. Quindi ci sono, certo, tutte queste situazioni da tenere presenti. Comunque, e vedremo. C'è da dire che Moldova è su una faglia geopolitica piuttosto importante, piuttosto calda, ed è lacerata internamente, socialmente, a livello demografico, sia a livello etnico. I Gagarin votano in massa per non entrare nell'Unione Europea, il 95%. Sono no in Gagauzia, ad esempio. Quindi c'è questo aspetto molto importante da tenere conto, ma in ogni caso il nuovo presidente sarà vincolato all'adozione di questa nuova legge, se non altro perché è una decisione, una sentenza della Corte Costituzionale di qualche anno fa ha sancito il Presidente della Repubblica non può, benché eletto direttamente dai cittadini, non può avere più poteri dello speaker del Parlamento monocamerale, perché formalmente la Costituzione dice che la Moldova è una repubblica parlamentare. In base a questo stratagemma, i poteri del capo di Stato non possono essere superiori a quello del capo del Parlamento, che quindi potrebbe firmare la legge qualora il Presidente della Repubblica, magari filo russo, dicesse no, io questa legge non la voto. Verrebbe bypassato, interverrebbe lo speaker che firmerebbe al posto del presidente filo russo. Quindi queste cose moldave, certo, sono bizzarre, però danno segno. Allora, grazie Mirko per questo quadro molto dettagliato della situazione moldava. Vedremo insomma come andranno le elezioni. Io appunto ho mostrato questa carta, ricordiamo un po' la questione, no, la base, che però rimando ad altre puntate che abbiamo fatto sul canale, trovate il link, e ricordiamo, no, c'è la Transnistria, questa repubblica separatista anche qui della Moldova, vedete la vicinanza e il confine con la Romania, la grande questione storica poi della, appunto tu dicevi, noi cugini, perché insomma è una regione considerata romena, qua parliamo dell'antica Bessarabia, no, che è stata centro di tutti i grandi conflitti del Novecento europeo. Allora Mirko, quindi rimandiamo alle puntate che abbiamo già fatto su Moldova e Transnistria, ma abbiamo accennato molto alla rotta indo-pacifica, ai mari, e ricordiamo pure che il 9 e 10 novembre a Roma le giornate del mare, evento fondamentale di Limes, quindi accorrete numerosi a Roma, ci sarà anche la diretta sul canale per chi non può venire, ma in presenza è sempre un'altra cosa. Trovate il programma sul sito di Limes con tutti i panel, ovviamente poi uscirà poi un volume di Limes dedicato allo stesso argomento, di cui avremo modo poi di parlare sul canale. Quindi allora Mirko, grazie del tuo tempo e alla prossima. Grazie. Ciao.